I colori della Pasqua. Questo è il titolo che Linda Mencaroni, addetta alla comunicazione, una delle addette di Coldiretti, mi ha scritto, perché qui mi scrivono i testi. Cioè io ormai sono uno soggetto ai testi, capite a me? Mi scrivono tutto, cioè Coldiretti sono avantissimo. Cara signora, lei sopporterà questa mia mediocrità. Parliamo della Pasqua, delle uova, avremo il collegamento fra poco con Roberto Franci dal Casentino, con un'azienda che ci propone le uova. E voglio ripartire proprio da lei, che è esattamente la produttrice di animali, l'allevatrice di animali, Lorella Casucci, che si trova, c'ha l'azienda nella montagna? Cortonese. Prima, seconda generazione Casucci lei? Diciamo, io sono prima generazione, perché poi c'è mio figlio. Fa anche mercati di campagna, mica sì, dove? Sì, in Piazza Giotto. Piazza Giotto. Via Spallanzani. In Via Spallanzani. Ecco, importante, la differenza fra un animale allevato, per esempio, di quelli che lei allea, che cosa gli dà da mangiare a questi polli? Perché glielo cose domanderanno, penso, la beh, gente. Certo, sì, naturali. Cose tradizionali, quelli che gli danno tutti, sono di mangimi non biologici, perché biologico no, però insomma al meglio. Vedevo anche pezzature degli animali che non sì, sono ecco. Troppo, Allora, noi abbiamo anche gli agnelli. Anche, cioè lei alleva anche gli agnelli? Sì, noi abbiamo. Curiosità, mi scusi, prego. Ma l'agnello insieme al pollo convivono negli stessi spazi o dovete avere grande attenzione che non si incrocino? No. Scusi, non è mio nonno aveva delle sue idee. Potrebbero stare benissimo potrebbero, tutti insieme. Potrebbero. Infatti noi la sera, a parte i polli, stanno comunque chiusi nei loro recinti. Perché quanti animali c'è in totale? Ma non moltissimi, sui 300 capi di polli, 250-300 capi. Poi abbiamo una sessantina di galline, poi abbiamo 50 pecore e 30 fattrici di conigli. L'animale che preferisce? Da mangiare, io voglio mangiare il pollo, mi piace, pollo. Ma l'agnello è ottimo. Pollo, no, a me il pollo arrosto, se è fatto bene, il pollo vero, non quello che crolla da solo. No, che no, costa, ma è normale, scusate, se compri un pollo arrosto che ti costa 4 euro, può essere un pollo. Io li rispetto. Me lo vengono a dire anche a me, signora, ma come mai quelli che compriamo al supermercato costano 4 euro già cotti? Legittimo, io dico, li consumate, non abbiamo nulla contro, fate le scelte. Sono scelte consapevoli. Basta. Allora, Roberto Francini, tu sei il mio pollo d'allevamento? No! Ma sì, anche un po' pollo d'allevamento. Vedo Claudio Caroni, ma fermo, no? Ci siamo o no? Perché vorrei capire. Francini, ancora non ci sei? Ti do la linea fra un attimo. Hai visto? Abbiamo visto un soffitto. Bellissimo. Natale, fammi vedere sporco, fammi vedere che casotto che sta facendo Craloni. Vai, buttalo dentro, Guarda, ecco, qui è l'operatore che è un fenomeno, fa sempre tutto il figo perché lui fa le inquadrature perfette, però avete visto? Quando si sposta anche lui si muove. Se l'ha accorto, bastardi. Natale, sei cattivo nell'anima. Il mio regista, sei cattivo nell'anima. Cara ragazza, hai capito che ci si sta un po' a divertire qui? Sì. Tu che sei una coltivatrice del gruppo giovani di Coldiretti, tua per fare la coltivatrice, che tu allevi le galline, fai le uova, le vendi ai mercati. Ricordo che sei di nome, ti chiami Sara Bernardini. Sì. Scelta o sei stata costretta a fare? Diciamo un po' tutti e due, perché come attività mi piace, ho sempre avuto quest'idea col terreno dei miei di poterlo sfruttare in un modo diverso da fare l'orto. Poco più di un ettaro. Un ettaro, non è grande. Okay. Però col fatto che i miei non lo sfruttavano, ho detto ma perché non ci si fa qualcosa che possa poi coinvolgere anche tutti, perché comunque i miei sono appassionati di attività agricola. Io poi ho fatto dei percorsi di studi, seppur affini ma diversi, perché sono biologa. Okay. E quindi ho detto perché non. Che spettacolo! Sì. Ti diverte il tuo lavoro? È bello, dà soddisfazione, perché noi produttori si entra veramente nelle case delle persone. Sono d'accordo. E poi puoi cambiare la qualità della vita delle persone. Sì, è fondamentale, ragazzi. La qualità del cibo è tutto, ma è un cibo consapevole, credo. Non esatto. Sono solo molecole queste, esatto. Ecco, con il grande rispetto che ho di tutto. Infatti una grande stima di Coldiretti, soprattutto perché al di là poi della tutela del territorio, della valorizzazione del territorio, ma anche l'attenzione al prodotto e quindi anche un'istruzione, una formazione del comprensore. Perché ti ha messo nel comitato giovanile, cioè ti hanno dato le scritte, cioè ti hanno scritto i testi per venire in TV per parlare bene così. Sì, ho imparato tutta memoria. Ma quanti patici ci sono, no? Anche lì, vabbè, lasciamo stare. Grande. Allora, tu ridi Mario Rossi, che sei il direttore di Coldiretti. Io, ditemi quando è pronto il collegamento, perché vedo Claudio che è barcollante ancora. Natale, fallo vedere che sbarcolla, ti prego, fallo vedere. Natale, non vuole. Natale si arrabbia perché sono due professionisti, sia i nostri registi che gli operatori, e dice, no, tu vuoi sporcare il nostro lavoro, ma a me diverte perché fa vedere che siete umani, porco cane. Mario Rossi, l'hai vincete, cioè le formate questi? Ma no, questi sono imprenditori, guarda, intanto si respira un'atmosfera fantastica, abbiamo rinnovato il comitato giovani la scorsa settimana
sono, mi sembra, 11, che, cioè, e poi perché abbiamo bloccato a un certo punto, perché se no diventava difficile convocare un comitato, tutti di un entusiasmo straordinario, ognuno con una realtà diversa alle spalle, con un tipo di produzione diversa, ognuno con una storia da raccontare. Oggi c'è lei, ma altre volte verranno altri ragazzi, che mi sembra giusto che anche loro si possano presentare, ma è veramente qualcosa di fantastico. Tu vedi, questo è il classico esempio del giovane che oggi arriva in agricoltura. Può arrivare il giovane che arriva figlio dalla terza generazione, seconda generazione, o arriva una ragazza semplicemente che si è laureata in biologia, poi di punto in bianco con un ettaro di terra e dice: cosa faccio? Se mi coltivo il cereale, chiudo dopo, non apro, non per esiste, niente. Mi metto a fare la gallina, a prendere le galline con le uova, mercati, una cosa e l'altra. Chiaro, è partita da una realtà piccolissima, ma vediamo che dove arriverai, secondo me può crescere. Allora, guarda, Claudio Caloni è pronto con Roberto Francini. Sono lì dentro. Roberto, anche con il cappello, ti do la linea. Eccoci. Ci siamo entrati con una certa difficoltà, come hai visto, per il collegamento all'interno del reparto selezione e successivo confezionamento. Abbiamo qui Maura che si occupa anche del controllo del prodotto. Sì, in effetti queste uova vengono controllate secondo un calendario ben definito, per fare ricerca appunto di salmonelle, perché diciamo è un pericolo maggiore anche per il consumatore, e quindi a cadenza mensile facciamo dei campioni che mandiamo ai lavoratori per gli esami. Grande attenzione al prodotto. Poi come viene selezionato qui all'interno? Vengono selezionate prima di tutto in base al tipo di allevamento. In questo caso stiamo lavorando uova da allevamento all'aperto, quindi quelle con il codice 1. Codice 1. Poi successivamente le uova verranno vendute per categoria di peso. Quindi vengono là, in quella parte là dietro la signora c'è una serie di bilance dove vanno a cadere le uova. E ogni uovo viene pesato e destinato nelle varie corsie, e lì ci sarà la L, lì ci sarà la M, la XL, a seconda di... Ma perché il peso è un indice di qualità o semplicemente di calibro? È una classificazione di calibro, e ci sono diverse categorie di peso, abbiamo la XL che va sopra 73 grammi, la L che va da 63 a 73, la M da 53 a 63 e la S sotto 53 grammi. Questa, diciamo, è la classificazione delle uova. Poi si possono classificare in extra fresche, che sono quelle che sono extra fresche fino a 9 giorni dalla data di deposizione. Naturalmente sono buone anche dopo, però la classificazione di extra fresche è entro i 9 giorni dalla data. Quanto dura nel frigo un uovo? 28 giorni dalla data di deposizione. Viene consigliato il consumo entro 28 giorni. Qui è vero, Enrico, qui le uova partono subito, poi vedremo che c'è già qualcuno che le sta aspettando queste uova. Sì, diciamo che fortunatamente abbiamo un'ottima richiesta del prodotto e riusciamo a consegnare anche in tempi estremamente brevi, perché calcoliamo che l'alimento principale, oltre alla qualità dell'alimentazione evidente, è la freschezza, certo. Perfetto, per cui questo è un aspetto determinante soprattutto anche nella fase di consegne e trasferimento. Ma chi è quel signore che andremo a conoscere tra poco, che ci sta incalzando un po'? Giusto, è il nostro responsabile Giuseppini Angelo, che ci cura, diciamo, tutta la parte delle spedizioni. Andremo a sentire, a rassicurarlo poi, che insomma le uova vengono trattate bene, i suoi clienti saranno contenti. Ci spostiamo ancora, Alex. Grazie Roberto, dall'uovo del Casentino, che è un orgoglio nostro, che arriva in Centro Italia anche in grande distribuzione, però è la dimostrazione che il prodotto di qualità può arrivare giustamente anche in maniera capillare. Ecco, ti voglio domandare, Paolo Agutoli, detto il Palle, scusate, come io sono capino di soprannome, tu era il tuo soprannome Palle o te l'hai andato per il lavoro? Volevo capire. No, era mio nonno. Era tuo, io invece capino me l'avevo andato proprio a me, figurati, quindi siamo ancora la generazione che c'era il soprannome. Tu forse sei un po' più giovane di me, quanti anni c'hai? Io 5-8, tu? No, meno. Io sono del 57 o 60 anni. No, tu hai 60 anni, madonna. Cioè, ma sembriamo due vecchi fuori. Al barri e lui. No, ma stare fuori all'aperto. La salute, dai che ragioniamo. Ascolta, ti volevo domandare, tutte le problematiche sui polli che ci sono state, no? E poi le uova, certo. Legami. A livello internazionale è un dramma, perché i controlli, quello che avviene da noi qua in Italia non esiste nelle altre parti d'Europa, no. Neanche del mondo, no, il controllo. Bisogna vedere effettivamente che problematiche stai parlando, perché quest'anno c'è stato due problematiche. Bravissimo, molto, ecco, dai informazioni, allora, perché ci tengo. Allora, tu come allevatore, giusto, che ci dai allora, dritte. Quest'anno c'è stato un grosso problema con il fibronil, che è un antiparassitario che logicamente viene dato ai cani. Cosa succede? Che logicamente veniva utilizzato
in Olanda, nei Paesi Bassi, che veniva somministrato nel mangime, andava fatta la cura, però il grosso problema del fibronil è che logicamente il 50% veniva espulso dalle feci e il 50% nelle uova. Quindi queste uova non si sapeva che fine facevano. Poi dopo, logicamente, per vie traverse è arrivato anche in Italia. Effettivamente sono stati tanti allevatori che sono allevamenti che sono state ammazzate le questo non le è stato però un problema che ha toccato chi era che aveva filiere certificate, non è stato assolutamente quello? No, assolutamente, quindi solamente un di alcuni diciamo industriali. Il invece grosso, ecco, l'altro problema che ci sono è il problema delle salmonelle, che è il più grosso problema che c'è nel mondo del rurale, diciamo sia nell'industria ma nel mondo rurale, specialmente anche la nostra azienda. La nostra azienda 15 anni fa ha fatto una scelta molto importante e anche coraggiosa, perché non pensate che dietro c'è un pulcino, è un pulcino, dietro c'è tanta professionalità. Noi la nostra fortuna è di sfruttare ogni anno annualmente tutte le tecnologie dell'industria veterinaria, che ci permette i vaccini che vengono fatti anche nuovi ogni anno, che noi mettiamo in pratica, che logicamente facciamo ai nostri animali. 15 anni fa abbiamo fatto alle nostre galline la vaccinazione per la salmonella intertidis, pullorum e gallinarum. E sei riuscito a, in questo caso, a... Ecco, è una doppia vaccinazione che ha un costo leggermente molto più alto. Ma molto ti più... ha garantito da queste problematiche? Noi ci siamo alzati di livello. È di una chiarezza sua, ascolta, una ultima veloce informazione. Sappiate che anche l'esposizione qui in studio degli animali nelle teche è stata fatta secondo il rispetto di cose di carattere veterinario, e perché l'abbiamo, ci tengo a dirlo, non pensate che sono esposti tanto per dire mostriamo i pulcini in televisione, perché gli animali vanno rispettati, perché sono il suo patrimonio. Certo. Okay, ci e questo lavoro si fa con amore, solo con amore. No, sono d'accordo. Vedevo Roberto Francini che ieri, Roberto, ora sembri a un mercato, te lo dico, sei passato dall'essere l'uomo delle galline all'uomo dietro a un bancone. Come mai, Roberto? Ah, non c'è, però non c'è. Sì, Alex, io ho un problema con il ritorno, però insomma intanto volevo farmi presentare Angelo, dico sì. Bene, è lui sì, che è sta lui, aspettando. È lui il responsabile per le vendite, sì. Io so che tu stai scalpitando, responsabile delle vendite, dove vanno a finire queste uova? Allora, le nostre uova vanno a finire prevalentemente nel centro Italia. In Toscana diciamo che è la regione che giocando in casa chiaramente le chiedono di più. Ogni anno acquisiamo specialmente in Toscana 9 quote di mercato, perché la Toscana è particolarmente sensibile al prodotto locale. E poi in Umbria lavoriamo bene, e nel Lazio ora ultimamente anche su Roma stiamo prendendo piccole quote di mercato. Ecco. Qual è la categoria che è più gradita dai clienti? Ma l'uovo all'aperto, diciamo che noi siamo stati primi in Toscana, il dottor Lelli, diciamo che circa 15 anni fa, io ho 20 anni che lavoro in questa azienda, il dottor Lelli ci ha creduto inizialmente. Diciamo che ne vendevamo poche, i primi anni ci avanzavano. E il costo forse? Il costo un po' più alto, sì, però è nettamente un prodotto superiore. Poi gli ultimi anni, specialmente gli ultimi 4-5 anni, c'è stata diciamo un'escalation di prodotti a terra, all'aperto, e ora diciamo che il prodotto all'aperto funziona. Da 6 e da 10 è quello che tira di più. Beh, mi fa piacere, complimenti. Bene. Per la scelta di qualità che avete fatto, perché insomma è grazie, importante. Robin, Angelo grazie. Ha ragione, sì, effettivamente... Benissimo, arrivederci. Tra poco andiamo a cucinare. Va bene, Roberto, allora grazie all'uovo del Casentino. Allora, ciò qui è meraviglioso, mi ha portato le foto. Ora io, Mario Rossi, direttore di Coldiretti, ma che gente avete, che associati? Questo che, come ti chiami te? Moreno, dove ce l'hai l'azienda agricola? San Lorenzo, Cortona. Cortona, mi ha detto, fa vedere che ho anche tutta una serra lunga questa, se no me la fai vedere, che se me lo tieni in mano sto microfono, vicino alla bocca, tienitelo per te, perché io ce l'ho. Guardate. No, dopo dicono che la gente non è brillante. Tutte le linee di produzione. Guarda là, che linee! Allora, di che si ragiona? Vai. Queste sono tutte piantine di ortaggi giovani. Cioè, te sei tu, tua moglie e tuo figlio? Esatto. No, questo è al contrario. Ecco, così. Eccolo lì. Ma raccontami 1500 una cosa. 1500 metri quadri di lo volevi dire, no? 1500 metri quadri. Sì.
No, è abbastanza. Allora, quello che volevo segnalare con te è che tu hai portato anche queste piante. Sì, sono sei un custode. Le prime piantine che vengono fiorite. Ma c'è nelle scuole. Ah, queste sono le prime. Nelle scuole è stata fatta una festa in questa settimana, Mario Rossi, la festa degli alberi nelle scuole. Tu sì. Ci hai partecipato? No, no. Ancora nel, però sei un, come si chiama il tutor del... Dell'orto, delle piante. Insomma, Mario, di che si è trattato questo tipo di evento, scusami? Ma è un'iniziativa che faremo domani. Che avete, sì, avete fatto questa settimana, insomma. Questa settimana, sì. La festa degli alberi praticamente è un'iniziativa nazionale che facciamo come campagna amica in tutte le scuole dove ci sono dei progetti o delle iniziative per valorizzare e quindi per far riscoprire un po' il mondo dell'agricoltura e per valorizzare quello che sono anche le produzioni locali. Noi facciamo con questa festa degli alberi, andiamo a mettere a dimora una pianta all'interno delle scuole, quindi su un cortile della scuola, e per essere chiari, su Arezzo ci siamo mossi nella nostra provincia su 8 istituti scolastici, 1800 bambini coinvolti, il nostro progetto scuola, e lì andremo a sistemare una piantina insieme a uno che rappresenta la pubblica amministrazione, quindi sindaco, assessore, qualcuno, una persona di Coldiretti e sicuramente l'istituto scolastico. Grandi. Allora, un particolare, io vedevo inquadrato quello, mi sposto, Barbara Lapini, la nutrizionista, grande dietista, collaborazione con Coldiretti, stiamo parlando del pranzo e dopo, quando ora ricominceremo, ci sarà da Enrica Romani che ci dirà il menù. Pasqua, le uova al centro di tutto, Barbara. Sì, anche perché è un simbolo di vita, ma anche a livello nutrizionale è vita, l'uovo è vitamina, è sali minerali, è comunque proteine nobilissime, addirittura più elevate a livello qualitativo di quelle della carne, quindi un alimento povero che può dare tanto nutrimento e anche con poche calorie, quindi diciamo che se non abbiamo una quantità di colesterolo elevatissimo, le uova possono benissimo far parte. Hai detto del colesterolo, però c'è anche uovo e uovo, cioè fra l'uovo allevato a terra e l'uovo allevato in batterie di quelli di cui tracciabilità, ok, non vogliamo discutere, c'è anche differenza a livello di contenuto. Sì, perché ovviamente un uovo che è è venuto fuori da una gallina che mangia in maniera più variata è un alimento più ricco anche in nutrienti come appunto sali minerali e vitamine. Quindi è un po' anche gli animali sono come noi esseri umani, in base allo stile di vita che abbiamo un certo tipo di emocromo eccetera. Così gli animali in base allo stile. Infatti proprio bisognerebbe seguire proprio l'esempio degli animali, noi gli adulti anche quando facciamo una dieta che vogliamo ad esempio perdere peso piuttosto che aggiustare il colesterolo, trigliceridi o comunque una patologia collegata all'alimentazione, dobbiamo comunque considerare che non ci deve mancare niente e questo tutto lo troviamo assolutamente in un'alimentazione equilibrata e variata. Hai ragione, brava Barbara. E io stavo parlando, dopo quando rientro dal blocco natale, Enrica Romani dell'azienda agricola Badia Figarolo, perché ha preparato un menù di Pasqua, così ne parliamo nei dettagli, perché questo mi ha colpito molto, questo sì. Me lo ricordo. È l'antipasto della mattina, sì, di Pasqua, la colazione. Che è la colazione della mattina di Pasqua. E che c'era anche Marini, tu l'hai fatta, che sei giusto. Magari Luca Cocchetti non sa manco di che si ragiona, 30 anni, non l'hai mai fatta tu, Luca? Sì, l'hai fatta? Ah, ma allora famiglia di tradizione. Era la colazione di Pasqua con... Si faceva colazione con i nostri salumi, la panina di Pasqua, tipica di Pasqua, e l'uovo benedetto. Che spettacolo! Sodo. Torniamo fra poco e poi riprendiamo con Ben Godi proprio dal menù di Pasqua.